La TAV, per esempio, il vostro messaggio sui, risulta dai nostri sondaggi sui giovani è abbastanza passato, cioè non tutti sono convintissimi che la TAV, il target 18-25 anni sia necessario. La stampa di Torino ha denunciato che molti stanno acquistando, molti stanno legalmente acquistando dei terreni per impedire che questa TAV venga fatta. Sono dei criminali? Perché acquistano dei terreni? No. Acquistare i terreni non credo che sia mai un atto un crimine. Comunque diciamo che questo è un altro elemento assurdo della comunicazione. Cioè la TAV, che significa fare delle linee ad alta velocità, è una cosa che, a cui i Verdi hanno contribuito proprio aggiustando e migliorando il progetto che già esiste tra Napoli, Roma, Roma, Milano. Il tema forte che abbiamo posto noi è se il collegamento tra l'Italia e la Francia necessitava di un megatunnel, che è esattamente l'argomento sul quale stiamo discutendo. Io devo dire che una vittoria in parte già ottenuta è che hanno dovuto rinunciare al megatunnel che avevano progettato. Motivi, secondo te, veri? Motivi veri, perché quel tunnel era progettato in modo sbagliato. La gente del Piemonte è con voi, alcuni stanno acquistando dei treni perché non si sentono garantiti dalle istituzioni, ma hanno sposato le vostre tesi. Ma quale passa indietro? Non sono dei criminali perché fanno questo, non sono dei fuorilegge. Ma ci mancherebbe altro. Quindi fanno bene. Loro possono acquistarle, una delle forme di contestazione. Una forma legittima di contestazione. È una forma legittima di contestazione, però non confondiamo. Il problema è che noi vogliamo il treno con il tunnel. Sono due cose diverse. Noi vogliamo potenziare e non al megatunnel. Mentre noi vogliamo migliorare il treno. Non è che noi vogliamo aumentare il trasporto ferroviario, mica lo vogliamo diminuire. È fondamentale spendere miliardi e miliardi di euro per un megatunnel quando la linea attuale sistemata è già sufficiente almeno per 20 anni per aumentare il trasporto merci? Questo è stato il dibattito nostro.